Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove andremo a parlare di Shiba Inu, ma prima di tutto ciò vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanellina e le notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Allora, ora Shiba Inu, come potete ben vedere, è valutata, è scesa del suo valore. Diciamo, la settimana scorsa qui c'era il 5, ora è calata di 10, quindi diciamo che adesso è in una bruttissima discesa. Qui praticamente manca poco e ritorna a, diciamo, il suo prezzo iniziale prima di questo bump incredibile. Però secondo me non tornerà, si rimarrà in questa soglia tra i 40 e i 45, e quindi tralasciando il periodo negativo, comunque qui c'è stato il trend negativo di Shiba Inu, ora però diciamo che c'è stato un pochettino di rialzo, poco poco, ma abbiamo due splendide notizie. Io ovviamente sto portando questa notizia è al 99% sicura, perché ci sono già altre criptovalute diciamo accettate come metodo di pagamento, tra cui il Dogecoin. Quindi capiamo bene che se c'è il Dogecoin c'è molta più possibilità che ci sia Shiba. Anche Doge è una shitcoin, è valutata 20 e passa centesimi. E oltre il Dogecoin, come metodo di pagamento, ovviamente c'è Bitcoin, Ethereum e via dicendo. Quindi, già che c'è il Dogecoin, è ovviamente una notizia positiva, perché ovviamente non verrà listato, ad esempio, su Amazon. La notizia su Amazon: ci sono persone che stanno filmando per far accettare Shiba Inu come metodo di pagamento su Amazon, però il fatto è che se non c'è Bitcoin, che è la cripto valuta più importante al mondo, perché ci deve essere Shiba Inu? Quindi non so se avete capito il senso di quello che sto dicendo. Comunque, con il Dogecoin c'è una possibilità in più, molte possibilità in più. Andiamo direttamente all'articolo. GIFchill aggiunge Shiba Inu per i pagamenti, mentre Newegg ipotizza un potenziale elenco. Allora, qui c'è tutto l'annuncio. Qui parla prima di Shiba Inu, ma a noi non interessa, ne abbiamo già parlato. Shiba Inu e Newegg, unione di formazione. Secondo un recente tweet, il rivenditore di elettronica Newegg potrebbe voler raggiungere Shiba Inu al proprio sistema di pagamento. L'organizzazione del mercato dei componenti di chip e elettronica ha twittato, qui ovviamente ha taggato il founder di Shiba Inu, Shiba. Ovviamente qui cercate, contattatevi per parlare. Può ovviamente far sperare i possessori di Shiba Inu in questo potenziale pump. Qui parla che supporta già pagamenti in Bitcoin, Ether, Litecoin, Bitcoin Cash e il token meme originale Dogecoin. Quindi ovviamente c'è molta più possibilità, ovviamente, perché già lasciando questo tweet che ci lascia immaginare del suo sbarco su questo sito che praticamente vende PC e componenti di PC, quindi è molto probabile. Uno dei principali vantaggi dell'aggiunta di Shiba Inu rimane la sua bassa commissione, quindi praticamente le persone per acquistare in questo sito importante, se vogliono risparmiare di commissioni, ovviamente possono acquistare Shiba Inu. Quindi capite bene, acquistare Shiba Inu e poi acquistare direttamente in questo sito. Quindi capite bene che c'è un win-win, praticamente vanno tutti a guadagnare. La moneta di Shiba sale perché viene acquistata, non viene venduta, perché a sua volta viene accettata da Newegg, e quindi il valore può salire. Poi ovviamente non sappiamo che cosa ne farà Newegg con lo Shiba Inu. Ovviamente se vende la moneta scende, ma comunque questa qui è una cosa secondaria. La cosa principale è il pump che ci potrà essere con questa news. Poi andiamo avanti.
che praticamente può essere aggiunto anche in questo sito qui, Giftschill. Praticamente qui puoi comprare le card, ovviamente tipo iTunes, Spotify, Amazon, quindi eBay sparte. Ovviamente c'è sempre la commissione di meno quanto riguarda il pagamento di Shiba Inu, quindi le persone fanno la stessa identica cosa che ho spiegato prima: acquistano Shiba Inu, vanno qui e poi ovviamente risparmiano di commissione. Sento qui pagamento sicuro, qua praticamente, beh, eccolo qui, ci sono pure gli sconti. Ovviamente questo sito non mi sta pagando, non lo sto pubblicizzando, lo sto facendo solamente per la notizia di Shiba. Quindi già $150 in Nike gift card viene praticamente scalato a 130. Quindi già $20 di meno, più la commissione, la bassissima, addirittura zero di commissione di Shiba Inu. Ovviamente conviene acquistare prima Shiba Inu e venire qui ad acquistare la propria card. Ovviamente questo, se non sbaglio, già è stato listato su Giftschill, quindi questa notizia già c'è, mentre Newegg ora sta parlando per un potenziale listaggio inerente con i metodi di pagamento. Quindi ora, quando è stato listato, ovviamente c'è stato questo minimo di rialzo di Shiba. Secondo me può continuare al 100% e magari ritornare a basarsi sulla media. Vi faccio vedere. Questa qui dovrebbe essere la media. Dov'è? Qua. Questa qui. Quindi devi ritornare a questa soglia e viaggiare qua, mio parere. Poi, ovviamente, se ci sono ulteriori notizie, io, come sempre, ripeto, Shiba Inu è una scommessa, non è un investimento. Se tutto va bene, eliminiamo lo 0 davanti al 4. Poi ovviamente dipende se ci sono notizie a favore di Shiba o notizie in cui poi le persone puntualmente vengono a vendere i propri Shiba Inu perché sanno che non possono più guadagnare, cosa sbagliata, perché secondo me bisogna vendere sempre in positivo, mai in negativo. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se questo video vi è piaciuto, attivate la campanellina e le notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Per oggi è tutto, noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao e a presto!